mister, però magari a sdrammatizzare la situazione. Dopo il dolce di ieri oggi è arrivato la mano. No, perché dopo sennò dicono che faccio il simpatico, io vorrei essere invece valutato per se sono buono a allenare o no, e qui lo possono dire soltanto però quelli che vedono come lavoro sul campo, gli altri non possono dirlo. E per il resto no, amarezza per il risultato, ma io a parte il primo quarto d'ora non ho, cioè che è stato un problema più che altro di veemenza iniziale del Catania, poi dopo la squadra secondo me ha avuto anche una buonissima gestione della palla, secondo me. La sostituzione di Miccoli perché Del Vecchio l'aveva fermato, quindi ha cercato un'altra soluzione. No, Miccoli l'ho tolto perché aveva male. Ma ha chiesto il cambio lui perché stava male. No, se non lo tolgo mai. Non lo tolgo mai. Perdiamo le partite, non è che sono diventato matto, non so. No, Fabrizio se sta bene rimane in campo e gioca la partita. Il problema è che non ce la faceva, non riusciva a giocare, insomma aveva un problema un polpaccio che è un problema che è un po' ricorrente e quindi solo quello, insomma. Si aspettava un Catania con un modulo diverso rispetto a quelli visti nelle uscite precedenti e soprattutto se si aspettava un Folletto come Barrientos che anche noi oggi non l'avevamo mai visto così. No, ma noi guarda, sono sincero, noi in settimana abbiamo lavorato pensando che il Catania giocasse con una difesa a 3 o a 5, chiamatela come volete, ma perché è un sistema su cui avevamo lavorato molto poco, contro un sistema con cui avevamo lavorato molto poco in questo periodo, perché non avevamo quasi mai incontrato squadre schierate con quel sistema. Poi dopo il Catania ha scelto un atteggiamento diverso, ma a me non sembra che la cosa abbia creato problemi alla squadra, mia almeno dal punto di vista della manovra, perché ripeto, noi fino agli ultimi 30 metri ci siamo arrivati bene, mi sembra che tra i 4 difensori, 2 mediani abbiano mosso palla con intelligenza anche, insomma. Dopo, negli ultimi 30 metri abbiamo problemi oggettivi, insomma. Ecco, infatti su questo volevo chiedere, il mister poco fa Montella ha detto purtroppo il Catania ha difficoltà spesso a finalizzare il gioco prodotto e perché riesce spesso a farlo su palle inattive. Il fatto che il Palermo ancora non sia riuscito a segnare neanche un gol fuori casa, ecco, per lei questo, perché comunque riesce a fare la sua manovra, costituisce un problema piuttosto importante. Ma guarda, io parliamo della partita di oggi, ti posso dire che la squadra fin lì è arrivata, poi dopo abbiamo dei problemi, probabilmente vi assicuro che lavoriamo anche in quella zona di campo con qualità, probabilmente diciamo che in quel reparto, e specifico in quel reparto, non abbiamo giocatori nelle condizioni ideali dal punto di vista fisico, niente da dire dal punto di vista dell'atteggiamento, dell'impegno, della voglia, però purtroppo dal punto di vista fisico a questi livelli se non stai tirato a lucido fai fatica, o sei veramente di un'altra categoria, cioè un altro pianeta come giocatori, parliamo di giocatori di livello alto e fanno fatica anche loro, noi così se abbiamo dei giocatori che non stanno bene io già li utilizzo devo gestirli un attimo e poi dopo si vede che non stiamo benissimo con quei giocatori lì, ma basta guardare il resoconto degli allenamenti settimanali e si vede che è anche difficile poterlo chiedere una cosa del genere, insomma, ecco. Hai ragione, però è possibile una partita così importante, pur avendo reagito in una maniera anche magari inizialmente al gol, non riuscire mai a tirare in porta? Anduardo non ha mai fatto nessuna parata. Ma adesso mi sembra, lascia perdere dopo il rigore che ci siamo sbilanciati, però il Catania ha fatto un tiro su una punizione e un tiro sul rigore, non è che ha calciato Benussi, è stato, mi sembra che è stato straimpegnato, noi abbiamo fatto almeno 3 volte, a me sembra di aver visto almeno 3 volte la palla passare nell'area piccola del Catania e non va bene neanche quello, allora ragazzi, più che io andare lì a soffiarci dentro io per buttarla dentro faccio fatica, Ma molto sinceramente, la palla è passata 3 volte nell'area piccola. Nel primo tempo la palla di Barreto, la seconda volta nel secondo tempo la palla di Bertolo, altre 2 o 3 situazioni in cui siamo arrivati comunque in zona lì. E poi probabilmente, oltre a un discorso di condizione, perché a volte basta, negli ultimi 5 minuti abbiamo trovato 2 volte situazioni 3 contro 2 nostra e poi siamo arrivati lì
e non riuscivamo mai a fare l'ultimo tocco, a spostare la palla, e lì è un problema di condizione, non è nessun altro tipo di problema, perché quando fai un uno contro uno e sposti la palla e la prende il difensore, è perché il difensore c'ha più gamba di te, la valutazione è solo ed esclusivamente quella in questo momento, secondo me. Se poi hai spunto, probabilmente metti tu in difficoltà il difensore. Mi sembra che dall'altra parte c'è il biondino che non stava male, anche davanti. Senti, a questo punto queste condizioni anche psicologiche, cerchiamo tra 3 giorni poi un gioco a Novara, Nicoli mi pare che stia veramente male, quindi è squalificato, Hernandez non lo raggiunge. Quanto sei preoccupato di dover giocare? Secondo le cose che hai detto, cioè il Palermo non ha un attaccante che sono più in grado. È un dato di fatto. Che faccio? Chiedo il rinvio della partita? No. Allora noi domani tiriamo sulle maniche, lavoriamo e cerchiamo di trovare i giocatori che stanno nella miglior condizione possibile e li metteremo in campo. Non è che possiamo star qua a piangerci addosso. O meglio, si può fare, ma non fa parte del mio modo di ragionare, di pensare, insomma. Ha chiesto a Zamparini qualche regalo di Natale particolare? Qualche risposta? No, non parlo, io mi occupo di allenare i giocatori che ho a disposizione. Poi dopo, che ci siano magari qualcosina di oggettivo, ma eventualmente saranno discorsi che verranno affrontati a tempo debito, non adesso, insomma. Mister, il Palermo secondo lei ha perso la partita in una determinata zona del campo, in un determinato momento della partita, oppure si va a risolvere tutto nei 2 episodi sul calcio del campo? Purtroppo, allora, la partita secondo me alla fine, cioè in tante situazioni noi abbiamo anche mosso palla e Catania ci ha aspettato un attimo, cioè secondo me una partita nel complesso equilibrata gli episodi fanno la differenza, magari la punizione di Lodi va dentro, la punizione nostra nel secondo tempo va al terzo anello che non c'è, e poi c'è dall'altra parte un rigore che io non lo so, lo danno, lo possono dare, non lo so, se giro non l'ho visto neanche le immagini, ti dico la verità. Se c'era è giusto che l'abbiano dato, a volte quei contatti lì, fallo prima uno, no, fatto prima l'altro, dai la rigore, dai la punizione al difensore, non lo so manco io cos'era, perché non l'ho vista. Secondo me a questi livelli quegli episodi incidono, fermo restando che noi negli ultimi 30 metri dobbiamo migliorare, ma io vi dico che per me, questo è il mio parere, perché vedo la squadra come lavora in settimana e queste cose qui, è più determinata da un discorso di avere i giocatori che non hanno magari lo spunto per... Poi dopo possiamo metterci qua a tavolino in un altro momento a ragionare se è un problema solo di condizione o anche di caratteristiche. Questo è un altro discorso ancora, insomma, però... Grazie. Il Catania guarda ancora la zona bassa della classifica, cioè i punti che la distaccano dalla retrocessione. Il Palermo invece che parte della classifica guarda? La partita di mercoledì deve guardare il Palermo. Non deve pensare a niente, no? Non deve pensare a classifiche, mica classifiche, obiettivi, mio obiettivi. Palermo deve pensare a preparare la gara di mercoledì. Quando si incomincia a parlare di altro, secondo me, si fa un grosso errore, si sprecano energie. Buonasera, mister. Buonasera. Lei ieri ha esorcizzato gli spettri mangiando il panettone. Continuerà a farlo a Palermo anche nei giorni prossimi. Faccio la stessa battuta che avete, che ha fatto, cioè. Allora, dobbiamo vedere se mi sento un po', ma per abitudine, un bel pezzo di carne con gli avvoltoi che girano sopra, no? Ha capito? Però bisogna vedere che magari gli avvoltoi sono dove, cioè magari sono più esterni che non, e magari non sono chi vi aspettate voi, perché magari uno si sbaglia anche da questo punto di vista, magari qualcuno ha cambiato un po' anche modo di vedere le cose e magari guarda anche come si lavora e come uno si esprime durante la settimana. Io faccio penso di interpretare i momenti di questa squadra e in alcuni momenti uno per staccare l'attenzione, invece che darvi come magari ha fatto qualcun altro in altri tempi, io la butto su un altro tipo di ragionamento. Potrei anch'io fare come fa qualcun altro e venire addosso, e invece non lo faccio perché mi sembra che ce n'è stato qualcuno qualche anno fa che faceva così, no? Che trovava il modo di attaccare per... Invece la voglio mettere su quell'aspetto. Però dal mio punto di vista, e quello che chiedo sarebbe giusto secondo me, che si valuti come uno lavora.
viene, quando posso aprire gli allenamenti, viene, guarda l'allenamento della settimana, vede se un allenatore lavora con criterio, se viene lì e si siede in panchina a guardare che passa il tempo. Queste sono le cose che bisogna guardare. Io sono sereno per il lavoro che sto facendo durante la settimana e per quello che sto, e per il, scusate, culo che mi sto facendo tutti i giorni per allenare sta squadra. Poi io, ripeto, di sicuro ho tanta serenità perché sono consapevole del lavoro che sto facendo. Basta. Posto? Grazie. Arrivederci.